Buon 2023 a tutti ragazzi, a tutti i miei amici, a tutti i miei atleti, a tutti i miei conoscenti, al popolo di Instagram, a chi ci segue e a chi ci giudica, a chi ci vuole bene e a chi non ci ama. Allora, buoni propositi per questo 2023. Ci sono stati tanti cambiamenti nel 2022, forse, ecco, questo è stato l'anno personalmente, da quando faccio il preparatore, da quando faccio questo lavoro, l'anno più soddisfacente di tutto, diciamo, i miei anni da coach, perché ho qualificato 6 atleti all'Olimpia, e per un coach qualificare 6 atleti all'Olimpia significa veramente tanto. Ovviamente Pro Card vinte ben 8. Nonostante per me il 2022 sia stato l'anno dove realmente ho messo i puntini sulle i personalmente a livello lavorativo, è anche vero che è stato l'anno dove tanti atleti, molti atleti, diciamo tanti, dai, hanno deciso di voltare pagina e cambiare preparatore. E nonostante i grandi successi, ripeto, quindi io questo consiglio lo voglio dare a tutti i coach, a tutti i nuovi coach, a tutti i colleghi. Tante volte vi domandate: ma com'è possibile che un atleta vince, stravince e poi decide di cambiare? Questo purtroppo è il nostro settore, e spesso questo succede un po' in tutto il mondo, non solo in Italia. Non è la prima volta che mi succede che l'atleta cambia nonostante i grandi risultati, e quindi questa domanda me la sono fatta tantissime volte da quando faccio il preparatore, ma non ho mai trovato una risposta. L'atleta decide di cambiare perché è convinto che altre strade gli possono dare quel qualcosa in più che secondo lui gli manca. E io l'ho sempre detto, arrivato a quel punto lì, magari i primi anni quando facevo il preparatore ero molto più permaloso, impulsivo e agivo di polso. Oggi sinceramente ho sempre richieste tutti i giorni di ragazzi che vogliono entrare nel team romano, e soprattutto ho tanti atleti che stanno con me da tanti anni che vale la pena lavorare. Ma arriviamo al succo del perché di queste storie. L'atleta può cambiare, può andare via. Come ho detto poc'anzi, possono essere tante le ragioni. Però io una ragione in particolare, infatti questo mi è capitato con un'atleta donna che mi ha comunicato qualche giorno fa che lasciava il gruppo, il team, dicendomi: no, mi ha contattato un preparatore straniero e quindi io decido di, non per altro, perché con te ho raggiunto grandi risultati, però questo preparatore straniero mi ha contattato. Ora io mi immagino questi preparatori, quando io è una cosa che non farei mai, però questa è anche una moda tutta italiana, il fatto di scrivere ad altri atleti in privato. Ora immaginate che io, Giuseppe Romano, con tutto quello che ho da fare, impegni, vita privata, lavoro, chi ne ha più ne metta, mi metto a scrivere in privato ad altri atleti proponendo il mio lavoro, la mia professione. Cioè, ma questo, io mi immagino Rambot che scrive al ragazzo predisposto di turno: secondo me hai sbagliato di carica, vieni da me che ti faccio vedere io dove arriviamo. Cioè, ma tutto questo, ma realmente appartiene poi alla figura veramente professionale di un coach? Io è una cosa che non farei mai, e questo è quello che accade purtroppo non solo in Italia ma nel mondo. E soprattutto ieri ho voluto pubblicare nelle mie storie
tutti i successi e tutti gli atleti, la maggior parte che ho preparato questo 2022 appena trascorso. Quindi ragazzi miei, alla fine quello che rimane per chi fa questo mestiere è esattamente questo: prendere degli atleti che si affidano ad un preparatore, puntare a delle gare, prepararli al meglio e fargli raggiungere i risultati. Fondamentalmente ed in maniera molto semplice, questo è quello che mi occupo io da anni, e quella è una cosa ed è l'unica cosa che riesco a fare realmente al top. Quindi alla fine, come una solita frase, una frase semplice che è sempre la stessa: contano sempre i fatti.